pieno di risvolti anche emozionali perché la Byung ha raggiunto la massima posizione nelle classifiche internazionali medagliane di sempre. Sfida Wenling Tan Monfardini, cittadina italiana per matrimonio. È stata più per Tan Wenling Monfardini e Laura Negrisoli che dovrà attingere a mai vinto un campionato, mentre invece Castelgoffredo in campo femminile domina in campo nazionale da circa 13 anni. Bello questo scambio, poi è un particolare e curioso. Insieme sono state campionesse d'Europa. Tante possibilità di chiudere per la San Donatè a 5. Soli alla fine va in rete Muffardini. E per la seconda partita, intanto 3-0 Negrisoli. Grande difesa, pesante da parte di Tan Welling Monfardini. In carriera è stato frutto di sacrifici. Credo che da applausi. ci saranno moltissime palle di difesa perché la Negrisoli nel momento di difficoltà va dietro per fisica dopo l'infortunio dello scorso anno. Le circostanze può avere effetti positivi. Altro scambio cruel. Set Monfardini che sbaglia. Finita fra Castelgoffredo e San Donato. Diritto sul tavolo di Muffardini. 3 dritti. Del secondo set. Fai bene Antonio a dire sembra perché fisica oltre che nervosa. Di entrare con il dritto in top. E per quanto riguarda i connotati della racchetta della Negrisoli, anche perché qui la partita è nel vivo, siamo Sì, sul 5 a 5. avremo modo in altre occasioni, l'abbiamo già fatto in altre. Ma in Questa questo è una momento, minima Antonio, differenza. le due atlete sarebbero disposte a usare anche un tronco d'albero. Anche Dell'atleta inquadrata era davvero efficace. Come efficace. Un favore reciproco, un errore. Monfardini cerca di prendere il largo, strenua difesa da parte di Negrisoli. 4 a 4. Molta paura, molto timore in questo inizio. Un po' più di timore nel che va a segno con un colpo magistrale. sì, non assistiamo più a quegli scambi aperti che avevano. Non è mai opportuno l'errore sul servizio, però tantomeno in questa circostanza quando ci si gioca un campionato italiano. Aumentare in questo frangente. Tutta una stagione, poi magari uno spigolo. Ora poi questa sfida diventerebbe veramente un terno al lotto, perché a quel punto tutti i valori. Ha tentato In tre occasioni consecutive a chiudere con il dritto in schiaccio. in ballo uno scudetto. Ottima difesa di Negrisoli e poi l'attacco lungo da parte di Monfardini. Rimediare a errori. Due set per ciascuno, due punti. Sciupata. Due Negrisoli. Molto brava Negrisoli, ma insomma, una palla. Punto del match, anche le palle facili possono sembrare difficilissime, stupende. Vedo una correttezza in campo notevolissima. Il pubblico cerca di dare una mano, però possono essere un abisso incolmabile se ci si fa prendere dallo sconforto. Questa è stata veramente. Un comportamento di ghiaccio, però un pizzico di imprecisione e di emozione.
concentrazione al servizio. Questa volta in 10 circostanze diverse. In difesa Negrisoli. Top. È cambiata un po' la direzione. Non... Bellissimo. Grandissima, qui si è spostata bene, ha tirato questo top. Al servizio. Attacco stupendo. Finale da brivido. Scambio forsennato, alla meglio Negrisoli e la San Donatese vince il primo scudetto femminile della sua storia. Incontenibile l'entusiasmo nell'entourage della formazione di San Donato Milanese. E esulta il presidente Giustina Ratto, il manager Alessandro Fenini, il tecnico Maurizio Errigo, e questa è l'esultanza di Laura Negrisoli che, se non ho sbagliato i calcoli, dovrebbe essere al suo 13° scudetto personale. La disperazione invece in casa di Castel Goffredo, che pareggia, però con questo pareggio in base al regolamento, il 3-3 in base ai set, al conto dei set, dà ragione alla squadra di San Donato Milanese che si aggiudica il titolo italiano per il 2009. Antonio, possiamo dire che Castelgoffredo rimane una superpotenza nel campo pungistico italiano, però adesso abbiamo due squadre di assoluto valore. Sì, le avevamo anche prima, perché la San Donatese è sempre comunque arrivata a giocarsi la finale per lo scudetto, e qui può essere che si apre un altro capitolo, ma indubbiamente, come ha detto Castel Goffredo, rimane comunque una delle migliori squadre a livello europeo, e comunque noi da sportivi e appassionati di tennis tavolo ci auguriamo che, oltre alla San Donatese, anche altre compagini siano sempre più vicine a queste due portabandiera dei colori italiani, anche per avere un livello più alto a livello internazionale. San Donatese dunque sempre competitiva, ma ora anche vincente, campione d'Italia per il 2009. Bene, io ringrazio Antonio Di Silvio per la preziosa collaborazione, restituisco la linea allo studio e auguro a tutti la più cordiale buonasera.